Ciao, buon pomeriggio. Riconoscete che cosa sono queste? Voi le avete già fatte? Ciao, perché oggi le facciamo in diretta con le tre furie, perché pensavate che fosse da solo, no? Invece no, guarda, non me le tolgo più dai piedi. Quindi abbiamo qua oggi pomeriggio di nuovo zia Flavia. Buonasera, buon pomeriggio, ciao. Come Ciao. state? Tutto bene? Oggi Bene, ok. facciamo i crinoligi. Commentateli, dateci i vostri suggerimenti delle chinulille. Io non so se chiamo chinulille o chinuligi. Crinoligi. Dateci i vostri suggerimenti. Oggi li faremo sia in questo modo con lo zucchero a velo che con Miele di api e miele di miele di fichi. api e miele di fichi e più i diavoletti sopra. Ok, Certo, però sì. insieme a noi ci sarà anche. Annunciala tu. Allora, vi presento oggi mano in pasta ad Algisa, Ok, mia sorella, oggi. ciao. E tac! Buon pomeriggio, con cominciare. Ok. Già incomincio ancora di casa. Ok, già le tre Stavolta furie mi alle furie stocchio proprio. io, non mi stocchio io. Però me ne manca un Manca pezzo. la nostra costola. Dov'è la nostra? Ecco, voi la nostra costola, vedi? Buon pomeriggio! Buon Lei è la pomeriggio! social room, tu sei addetta alla social room, Sì, no? sono io, sì. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito questa ricetta delle chinulille di zia Flavio. Sì. Ok, io vado là dietro e tu dici subito gli ingredienti. Certo, Ok, ok, e va visto bene. che, diciamo subito una cosa, visto che è una ricetta più o meno antica, Sì. le dosi sono più o meno approssimative, non ci sono i grammi. No. Ok, quindi diciamo subito la ricetta. Allora, 8 uova di cui 2, 8 uova intere, 6, e 2 tuorli, 8 Ok. cucchiai di zucchero, Ok. 8 cucchiai di olio di oliva, un limone spremuto, un pizzico di cannella, 5 cucchiai di anice o sambuca, una bustina di lievito per dolce e farina quando ne basta, circa 1 Ok, circa un kg. Allora. chilo. Ah, dobbiamo dire una cosa, dobbiamo ringraziare Caterina che ci ha regalato Ah, gli grazie occhiali. Caterina, Ciao. Grazie bellissima, Caterina. molto Cosa ha gentile. regalato zia Vai. Gli Caterina? occhiali. Ah, grazie, grazie mille. Comunque mandate qualcosa ai cappelli. E stelline soprattutto. Ah, stelline, le stelline, mi Ok, raccomando, sosteneteci. iniziamo subito con E la noi non ricetta. salutiamo a nessuno stasera, Ah, non so quindi salutiamo tutti, neanche. perché di solito dicono, ah, tu saluti i tuoi figli a Fred e Gianluca, dicono che saluto le Già mie nuore, Rosaria e Gianluca, e mio nipotino Luigi e mio marito Luigi. Quindi io stasera non saluto a nessuno. Ciao a tutti, amici, nipoti, parenti. Un bacione grande a tutti, tutti, tutti. No, non ho saluto a nessuno, se no si offendono. Ok. Allora, iniziamo subito. Ah, scusatemi, perdona. Vi saluto da San Giovanni in Biore, la La mia consuocera nostra Brunella Loizzo, associazione. consuocera Paola DF, l'Associazione per i diritti Ok. In delle donne, in primis, San primis, Giovanni in San Biore. Giovanni in Biore. Associazione Io Noi, che poi Ok. Che dopo ci andiamo, andiamo. sì, andiamo a Vediamo fare, settimana prossima di andarci. sì, come Ok, però ne allestiscono, parliamo man mano. sì, man mano, Ok, ok. Ah, i iniziamo. fratelli Mangina di San Giovanni in Biore che sanno fare, che ci seguono, Ah, che fanno i ok. pitturligi e li vendono Bene. proprio nei supermercati, sono bravissimi, complimenti, che Bravo. poi mi date la ricetta, Bene. ok? Allora, tu mettiti al centro, ma Ok. così stai in mezzo ai due fuochi. Tu a destra. Ok, a destra. Ma io ho qua gli Allora, zia ingredienti. Flavia, zia Lisa a sinistra se ne sta dopo. Ok. Quindi Mentre metto a sto destra, te là. ok. Allora, iniziamo subito con la ricetta. Servono 8 uova, Sì, quindi allora. 6 uova intere. E 2 tuorli. Quindi rompiamo le 6 uova intere. Rompi le uova nel paniere, come sai fare tu. Io stasera faccio la valletta, e se no l'ho oscura, Allora, ne poverino. mettiamo Ogni tanto. quindi 6 uova, Sei 1. in te. Sì. Provateli che sono buonissime, poi ci Poi fate fateci sapere. sapere come sono, come vi vengono questa ricetta. Ovviamente dateci anche i vostri suggerimenti per le vostre ricette, perché Certo. ce ne sono vari tipi. Anzi, c'era qualcuno qua, non lo diciamo chi, Maestri, mi sa. diceva che non era la ricetta giusta. Ovviamente diteci la ricetta giusta perché questa è quella di zia Flavia, ma voi diteci la vostra. Allora, Allora. quindi quante uova sei? Non hai perso il Sei conto, no? intere. 6 uova Sei. Ne intere. sono rimaste 3. Poi, torlo qua e... Quando ne sono rimaste? Ok, quindi le ultime due ci metti soltanto il tuorlo. Sì. E l'albume non stipamo. Ci Ok, facciamo no, una perché non si frittatella. butta No, ci niente. facciamo una bella frittatella. Ok, quindi.
che prima della diretta abbiamo già lavato le mani, eh? Vabbè, a scanso di equivoci. Sì, devo... ma tanto ne mangiamo uno, non si mangiano l'ocean. Ma, però, specialmente io. Però vabbè, diamo il buon esempio. Ok. Ok, quindi, 6 uova intere e 2 tuorli. Le abbiamo messi nella ciotola, in questa ciotola molto grande. Emanuela Minnelli dice, Flavia, ti sei dimenticata di me. Ah, Emanuela Minnelli, amore! Amore, ciao! Emma vi saluta. Emma... Allora, quindi abbiamo messo la sorella di mia nuora Rosaria. 6 uova e 2 tuorli. Sì. Ok? E inizia a sbattere. Vabbè, prima si deve... Ok. Poi, piano piano... no, devi mettere tutta la parte liquida. No. Quindi l'uovo, l'olio. Ah, no, le va mischiate insieme. Sbagliate. Zucchero e... Ok, zucchero e uovo vanno impastati insieme, sì. Quindi... Quindi l'ordine è prima uova, 6 uova, 6 tuorli, 6 uova intere e 2 tuorli, ok? Poi ci vanno messi 8 cucchiai di zucchero. Fai tu o faccio io? Allora, uno. Facciamo piano, sennò finisce subito la diretta e dobbiamo ritornare a casa. E a casa è una depressione, quindi no. Mi diverto a stare con c'è voi. C'è una depressione perché c'è tuo marito? Due. Non perdere il conto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sei uova. Sei. Sette. Sì. Tutta 8. Sì. È 8. Fatto. Zeli, tu riesci a leggere qualche messaggio che sta arrivando mentre mamma sciacquaria qua le uova insieme a... Ancora niente? Da Taranto. Loredana. Ciao Loredana, un bacione a te. Seguiteci, mandate stelline. Andrea Valenti, dov'è? Manda stellina, Andrea. No, che mi manni emotion, che ne conti sgamato. Hanno scritto appena a Luisa, mi pare. Ciao che Ida, Luisa. Ida Corani. Ciao Trilli. Ciao. Saluta Trilli, ciao. Io sono Trilli. Va bene, allora, quindi abbiamo messo le 8 uova, 6 intere e 2 tuorli. Ok. 8 cucchiai di zucchero. E adesso andiamo con l'olio di oliva. 8 cucchiai. Tutto 8? Sì, tutto 8. 8 cucchiai di olio d'oliva. Vidone rosso, dice Marika, Beautiful Sisters. Amore! Marika è mia nuora, per chi non lo sapesse, perché non l'ho nominata stasera. Allora, sì. Emma chiede, una cosa importante, scusa. Emma chiede. Tre. Quante dosi vengono? Vengono con questa, sì. Quante dosi ci vengono? Tre. Quante chinuligi? Sì. Ce ne vengono, sì. Ne vengono parecchie. Quindi diciamo ai vicini che se li vogliono si possono iniziare a prenotare nei commenti. Tre. Come quattro, l'altra volta quando zia Flavia ha fatto cinque, i cugiureggi e si sono prenotati sei, subito dopo. Allora, quindi 8 cucchiai di olio. Quindi i vicini con i chinuligi? Vediamo. Ok. Allora, Gine dice, cosa preparate? Sì. I chinuligi. Con mostarda, noci e poi con Gina Costanzo. Ciao. Vuole sapere cosa siete preparando? Chinuligi, chinulilli. Limone spunto. Okay. Ciao, Ilaria. Allora, noi abbiamo precedentemente spremuto un limone e lo versiamo. Siamo in tre oggi, sì, siamo in tre. Le tre sorelle. Limone. Ok, mi raccomando, limone, il succo. Il succo di un limone vero. Sì. Poi ovviamente questi li potete farcire più o meno a vostro piacimento. Sì. Però diciamo che la ricetta tradizionale prevede che venga utilizzata la mostarda con delle noci. Che noi utilizzeremo, però ovviamente noi utilizzeremo anche la cioccolata. Sì. Però potete usare marmellata, eccetera, eccetera. Tutto quello che tutto voglio. Quello che gusta. Però la ricetta tradizionale prevede la mostarda fatta in casa. Voglio sapere quanti limoni? Uno. Uno. Un limone. Spremuto, solo spremuto. Allora, un po' di cannella. Un pizzico. Ok. Anna Quindieri vuole sapere la ricetta. Allora. Un attimo, Anna. 8 uova, di cui 6 intere e 2 tuorli, 8 cucchiai di zucchero, 8 cucchiai di olio d'oliva, un limone spremuto, un pizzico di cannella, 5 cucchiai di anice o sambuca e una bustina di lievito per dolce. Farina quando basta circa un chilo.
Benedetta Bellacqua, ciao dalla Mezzia Terme, ciao a te, grazie. Chi volesse la ricetta senza alcol, senza liquore, la può trovare sulla nostra pagina. In passato l'abbiamo fatto. Sì. Abbiamo fatto la video ricetta. Quindi adesso metti 5 cucchiai di sambuca. O anice. 3. E Carmine da Scalea, ciao. Ciao Carmine. Mandate stelline. Chiedono se si può utilizzare anche la crema al posto della marmellata. Allora, se mettete la crema, mettetela in forno. Invornate, non friggetele, se no. Ok, quindi con la crema infornate. In forno, però non so più che nulligge. Perché cioè, noi li friggiamo. Sì, perché a tradizione nostra è di fria. Cioè noi e cusentini amiamo troppo il fritto. Tutti i dolci di Natale vengono fritti. Sì. Saluti da New York, Lusa. Eccola Lusa. Ciao da New York, ciao. Allora, poi mettiamo. No, lievito dopo. Allora, incominciamo. Lievito alla fine, è importante metterlo alla fine. Alla fine, pure la fine. A metà. Verso la fine il lievito. Allora, iniziamo a mettere la farina. Questo è un chilo di farina, è un chilo. Mano a mano andiamo ad incorporare. Ci sono poche persone stasera perché tutti lavorano, giustamente. No, ce ne stanno. Siamo quasi a 500. Ciao, 500. 500 però manco una stellina. Se mandate le stelline apriamo una bottiglia di prosecco e ce lo beviamo alla vostra salute. Certo, e così noi vediamo le stelle, perché siamo astemie. Quindi... Sì, Yurizu, sono agguerritissime, oggi sono belle cariche, riposate, è sabato. Allora, quindi metti piano piano la farina e piano piano la incorpori. Poi quando comincia a diventare bello consistente usiamo le mani per impastare. Usa. Franco, Angela, Via Piana, ci saluta da Di Pignano. Ciao, Angeli! Sì, da Di Pignano. Angelina, che Angelina. Bella ramonda! Amore! Angeli, oh, quando ne conveniamo in giacca la montagna. Ma con Angelina abbiamo fatto, ha fatto i video dei tordilli. Sì, i tordilli. Sì, e lei è una maestra. Ah, Angelina, non ci potremmo di niente. Angeli, usa come una vita nuova, come un oggetto. Saluto Francesca Perri, un abbraccio Francesca. Ciao Francesca, la mamma di, come si chiama? Carlotta Spina. Baciamo a Carlotta. Zia, è successa una cosa grave. Tu impasta nel frattempo. Che succede? Io non ho fatto niente. Hanno mandato le stelline. Aspetta, no. Aspetta. Teresa. Però erano le emoji. No! No, non hanno. Bisogna usare la carta di credito, raga. Usate la carta di credito, lo so, vi ringrazio, siete stati carinissimi. Basta. Siete stati molto carini, io vi ringrazio, però se stelline è così. Non va un brutto, no. Ogni stellina quant'è? 87 centesimi. No, 99 centesimi. 0,99 centesimi. Una stellina è un centesimo di dollaro. Ecco. Quindi una 87 centesimi. 100 stelline, 87 centesimi. 87 centesimi. Olga Cipolla, siete meravigliose. Aspetta, ripeti. Saluto Olga Cipolla. Ciao Olga. Ciao, grazie, delle ragazze meravigliose. Grazie gentile. Le stelline siamo più meravigliose. Allora, l'impasto sta diventando... Ma tu no, vuoi fare le mani in basso? Spiega, fai tu. Ma se stai parlando allora, su tu parla adesso. Vedi che hanno chiesto se per l'impasto possono usare l'impastatrice, hanno domandato. No. Le mani. Allora, a mano. Tutto a mano. Raga, i scaleggi sono di una volta. Una volta si facendo tutto a mano, basta. Allora, per questo il gusto era buono. L'impasto adesso è più solido. Quindi l'impasto appena diventa un po' più solido. Lavorare a mano. Con le mani. Quindi bello allora, a mano. Sì, sta incominciando. Salutare Assunta Beltrano. Ciao Assunta. Ciao Assunta. Un bacio. Ci vediamo dopo Assunta. Ma io perché quando parlo guardo un microfono? Io devo guardare lì. No, mi incuriosisce la mano di... Allora, mettiamo un lievito, ragazzi. Il lievito. Il lievito per dolci, classico. Sì. Ci facciamo la pubblicità. Erika è sposa, 12 anni.
È in diretta. Un tutta morbido. Le scoppiatoliere. Vabbè, quindi una bustina di lievito in tre. In diretta live. Non è che è preparata la cosa. Sì. Infatti. Quindi adesso stai mettendo in lievito. Chiedono se vengono morbidi. Certo vengono. Ah, prendile, prendile. Allora. No, no, ma nel frattempo adesso... che mamma impasta. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è chi... Andrea dice voglio l'autografo di zia Flavia. Andrea chi? Prima manda l'estate, non mi ricordo, aspetterà. Andrea Valente, un cicrino. Ferrara. Ah sì, c'è Andrea, il cognato di Gianluca, mandami stellina, ti faccio un autografo dolce o salato. Andrea, manda stellina, Andrea. Quindi apriamo questo che abbiamo fatto ieri, che cosa, che so se c'è cioccolata. Guarda, altro che mo, guarda, wow, che? Questa è la marmellata, la mostarda. Chi la fa? Di chi è questa mostarda? Gira qua, gira qua. La mostarda l'ha fatta dal Giso, però ce n'avete messo, figlia mia, proprio per adoro. No. Daniela, ha detto, ma mettici. Chissà qual è quella con la Nutella. E mo, era, posso aprire? Mi sa che questa è Nutella. Guardate com'è morbido, questo quando l'avete fatto. Guardate com'è bello, fai, chiudi, l'abbiamo fatto ieri, però nonostante tutto, vai, premili. Premi così facciamo. Guarda come sono belli morbidi. Tanto che se dopo si mangia dal Jessica che si non ce la sa niente. Che bene di che narro. No, adesso lievito. E questi sono stati fritti, eh. Fritti guardate, ieri, perché sono belli, belli soffici. Senza... Mi raccomando, utilizzate olio di semi di girasole. Guardate intorno. No. Non c'è un minimo di olio non asciutto. Non è unto e bello asciutto. Questa nonostante è una buona l'abbiamo fatti ieri, è rimasto anche lo zucchero sopra. Sì. Allora, Assunta chiede cosa state preparando di buono. Assunta che? Assunta, no, un'altra Assunta, Assunta che non mi ricordo come si chiama. Quando non è Beltrano. Critelli, Assunta Critelli. Ah, che nulegge, che nulilli, in italiano, in dialetto che nulegge. Ah, una nostra amica ha scritto nei commenti se sei appuntata alla ricetta e l'ha scritta. Brava, bravissima, ci hai semplificato il lavoro. Brava. Assunta Beltrano vi fa tanti complimenti. Bravi, ciao Assunta. A su lievito mo. Quindi tu stai continuando, oh, ma tu stai continuando a impastare. Sì, no, sì. Sì, adesso penso che sia già buona pasta. Ok. Francesca chiede senza miele o ammielati? No, ammielati dopo. Allora, alcuni ammielati, alcuni a vostro piacimento. Diciamo che allora, se lì allora, l'usanza di una volta di farli con il miele di api e di fichi serviva a conservarli nel tempo, nelle salature. Mettevano chinuligi, turdigi, scaligi in gisalatori ripieni di miele e duravano tutto l'anno. Però non muoiono, li ammelliamo e ce li mangiamo già e durano quasi 15 giorni, 20 giorni con il miele. Così durano pochissimo perché induriscono. No. Zeri, c'è qualche altro, Zeri, c'è qualche altro commento? Allora... Rocco Miraglie si sente che siamo dalla Valle d'Aosta. Ciao! E la nostra Calabria, Anna Maria Frangella, Barbara Federico, siete fantastiche. Ciao grazie, Barbara! Grazie. Allora, vogliono sapere, Franco Abbate, sì. Se si friggono o vanno nel forno? Si possono fare in varie modi, tutte e due. In varie, tutte e due. Però fritte è la nostra tradizione. Ma in forno vengono... durano due giorni perché induriscono, diventano duri e secchi. Sì. Facciamo la prova del dito. Saluta sì. Daniela De Matteis, grazie. Ciao. Buona serata anche a te. Facciamo la prova del dito. La prova del dito. Che ci aspettava. Ah. Allora. Con ansia, sì. Un abbraccio. Vado. Vai, prova vai. Ecco. Che devi fare il dito? Decide, allora, premere e ritorna su. Ed è pronta. Ok, quindi questa prova... Sì. Sì. È riuscita. Ok. Adesso iniziamo. Iniziamo a stendere. Sì. Prendi il mattarello e fai una sorta di... con il tarocco, come ci ha insegnato zia Flavia. Grazie. Lo tagli. Tagli un pezzo e inizi a stendere con il mattarello. Sì, nella ricetta ci vuole anche un po' di cannella, scritto... Qualcuno, scusate, ma non riesco a leggere i nomi perché scorrono troppo veloci. Scorrono veloci, scusate se non salutiamo tutti, ma scorrono troppo veloci. Dopo vi mettete con calma, vi mettete sul divano tutte e tre e vi mettete a rispondere ai commenti, certo. Alle domande che vi fanno, va bene? Certo. Quindi stendi.
Alessia, grazie. Ciao Alessia. Allora, Anna chiede di ripetere la ricetta. Allora, se, aspetta, no, aspetta, 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 aspetta. Non si dà niente per niente. Quindi, mandate. E noi vi diciamo la ricetta. La ricetta. Ma fino ad adesso niente stelline. Niente, zero. Allora, dobbiamo dire pure lo spessore. Oh, sì. Aspetta! Ci hanno mandato 99 stelline. Rosario, grazie. Rosario Azzurra. Rosario grazie, Azzurra. Grazie. Grazie. Quindi ripetiamo la ricetta. Allora. E fra poco apriamo il prosecco. Certo. 8 uova, di cui 6 intere e 2 tuorli. 8 cucchiai di zucchero. 8 cucchiai olio di oliva. Un limone spremuto. Un pizzico di cannella. 5 cucchiai di anice o sambuca, noi abbiamo usato sambuca, una bustina di lievito di birra, farina circa un chilo, quando basta, la consistenza ve l'abbiamo fatta vedere, guardate, non appiccica che rimane, lo buco, il buco ritorna su. Serve un po' di pazienza per impastare sì, bene bene. Sì. E questa è la ricetta, mo' andiamo a formare. Guardate la sfoglia, questa sorta di sfoglia. Sì. Secondo me va bene. Sì, e noi abbiamo due trucchetti. Sì. Due versioni. Uno un forma ravioli, eccolo. E un altro un bicchiere. Possiamo usare pure un bicchiere. Un bicchiere classico. E poi fate voi. Un bicchiere, una tazza. E poi fate con la porchetta. Chiudere gli orli. Con oggi ve lo facciamo vedere con il forma ravioli. Quindi fate da una parte il cerchio con il forma ravioli, ok? E mettete da parte. Cerchio, quella parte di dietro che forma ravioli, avete visto? Si vendono anche dei cinesi, pochi centesimi, sì. Una pubblicità di cinesi. Zelli, tu devi leggere qualcosa? Sì, Lia Deni ci saluta. Ciao Lia, che fai il Cosenza, dimmi che fai il Cosenza. Grazie per la sorpresa dell'altro giorno che abbiamo fatto. Un bacio, che fai il Cosenza Lia, dimmi che lei... E come si dice? No. Hanno domandato se si può usare la strega. No. E anice o sambuca. Cambia il sapore. Ok, quindi abbiamo fatto i primi. Però aspetta, prima facciamo tutti i dischetti. Ah, poi impastiamo. Mi raccomando, una cosa importante. Fate prima tutti i dischetti. Questa non lo si può. Sì, dopo lo riciclamo quello. Prima fate i dischetti e poi poco prima. Prima. Io dopo così facciamo prima, dai. E deve che devo fare? E impasta questo fai. Facciamo i cerchi. No. No, se no. Fate, sì, fate, cercate di fare un po'. C'è un altro mattarello. Perché così. No, e se no. Prima, perché è una cosa importante, fate i cosi, fate i dischetti poco prima di chiuderli, perché altrimenti viene poi perdono, vengono assorbiti un po' dall'acqua della marmellata e si rovinano. Si tendono ad aprirsi. Ma abbiamo dimenticato di mettere l'olio, però. Dopo lo mettiamo. Sì. Vado io un attimo. Vabbè, stacco io un attimo, dai. Sì, quindi zia Flavia che è più sprint. Oh no, signor, pure mamma ti esperta. È una poco bocca aperta. No, è sprint. Hanno domandato le lievito di birra? No. Cosa lievito di birra? No. Pane angelo. Pane degli angeli, la bustina. La bustina di lievito per dolci. Roberta Gazzaruso. No, ci vuole il lievito a pane angeli. Liliana De Matteis, si può usare l'amaretto di Saronno? No, non si può usare. Liliana, no. È troppo aromatico. No, bisogna usare l'anice. Anice oppure... Sambuca. Maria Catania dice che ci ha inviato 99 stelline, non lo so. Maria Catania... Quale Maria Catania? Ce ne sono 5 o 6. Ci ha inviato 99 stelline, vedi? No, ancora non sono arrivati. Ancora non sono arrivati, digli. Mari, vedi che non devi fare le stelline dell'emoticon. Zia Flamma, un po' ammrogliato. Sì, che era sì. Quello lo cridiamo a mano. Ah, bella, ammrogliato. Che Zia Flamma è ammrogliato. Ho domandato chi era, mio signor distratto. Saluta Ivan Colosimo. Ciao, Ivan. Ciao, Ivan. Alla prossima per la pizza. Pizzeria del Corso, vicino a San Francesco. Mamma mia, come si mangia. Ah, ciao, ci vedo Ivan. Spesso. Angela, saluto Angela là. La ragazza che ci vigia al tavolo, che bravi, ma come si mangia buono, Daniele? Ma ci mangia,
Buono, buono, buono. In settimana arriviamo, pizzeria Ivan. Del popolo, pizzeria del corso. Brava. Sì, ci sono andato. Ci sei andato? Sì. Vabbè, Ivan, hai visto? Certo che ci sono andato. Allora, quindi tu stai facendo... Quant'è che la fai spessa? Ma non scusa, tanto spessa. Perché... No, assai, mettili assai. Devono praticamente galleggiare. Sì. Mettine 2 litri, vai, etta, va. Tanto l'hai comprato io, tanto l'hai pagato io, che te ne frega. No, allora, il paghiamo con le stelline che non arrivano. Il trucchetto, raga, per non farle aprire, poi vi facciamo vedere, per non farle aprire. Il trucchetto. Poi vi facciamo vedere. E ce n'è pure un altro che so io, come vengono a galla vanno subito girati. Bene, adesso facciamo... Sai, che dici? Mettiamo l'olio, così questi primi li facciamo friggere? Sì. Però stai tranquilla, non andare troppo di fretta. Io? Ci ha messo farina, la farina, dove sta? Non ti farei prendere dalle emozioni. Ma mi mandami le emotion. non te ne mando. C'è qualcosa che dobbiamo leggere, Zeri? No, però... Ancora no. Ah, c'è una ragazza che non mi ricordo. Ah, Gina, Antonio e Gina Rovita, ciao! Ciao, Gina! Questa è... Andiamo insieme a Roma ogni volta, sì. Quando prima della pandemia. Andavamo a Roma. Alla trasmissione di Paolo Bonolis. Erano divertimento pure, puro. Prima. Prima. Zeli, ma tu non cucini niente? Io no. dolci sono negata, non mi piace cucinare. Faccio pasta al forno, polpette ripieni, melanzane ripieni, parmigiana. Sono piccole. A me piace cucinare. Allora dopo Natale ci devi far vedere qualcosa. E com'è? Dopo lo chiediamo a mano quello, non mi preoccupare. Bravo. Perché poi alla fine le forme le dobbiamo un po' ingrandire, perché in questo... c'è un Paolo Spadafora che sta rompendo, mo scusa Paolo, ti voglio bene, però prosecco no, mamma mia. E mandate champagne! Perché abbiamo detto prima che del prosecco, che in Calabria non bevono, perché al nord non bevono, non so che cosa, ciò che ha detto. Mandate il Montperignon! Aspetta che lo leggo, perché sennò si offende, questa mi fa che magari dice che lo censuriamo. Allora, prosecco no, compriamo spumanti nel sud. Il prosecco viene, il prosecco veneto lo lasciamo bere ai padani. Non lo so, io come ti chiami Paolo, io ho trovato una cosa che mi sembrava qualcosa da bere di alcolico, in offerta alla Coop, e l'hai comprato. Quindi 1,99 €. Se fosse stata 1,99 €. Se fosse stata 1,99 € un prodotto calabrese l'avrei comprato volentieri. Quindi diciamo che prevalentemente ho visto l'offerta, poi di dov'era, a me non me ne fregava niente. Poteva essere da però basta il pensiero. Però basta il pensiero, ovviamente noi facciamo vedere le cose calabresi, facciamo vedere i prodotti calabresi, però poi diciamo... E te, Pippo Fortino ti ha inviato 99 stelline, grazie! Oh, e quindi dobbiamo... Aspetta che magari alla fine, no, quello che ho comprato è proprio calabrese, tutto sto bordello per niente. Saluta Pippo Fortino, ti abbiamo Pippo, no, grazie Pippo. 99 stelline. Tra poco beviamo. Va bene, sa. Grazie. A Sergio che dice? Si dice? Si dice a Chinulilli a Cosenza, non Chinulilli. Chinulilli, bravo. Ari paesi si dice a Cosè. Infatti noi siamo di Pignano. Io sono di Pignano. Quindi, io signor Cusendine dico che non legge. Baci da Mary, chi è Mary che ha salutato? Maria Rosaria. Maria Rosaria Donata. Ciao, grazie, Maria Rosaria. Ciao, Maria Rosaria. Vabbè, direi che basta, così finiti questi e mo cominciamo a friggere. Accendiamo l'olio. Si incomincia a riempire. Sì, così io finisco di... Sì, ma quello è Daniel, guarda come ha imbrogliato. Un abbraccio, quindi... Roberta Perri. Ciao, Robè. Ciao. Baciami, Carlotta. A farli così. Pennellino con l'acqua, ce l'avete? Sì. Tu comincia a mettere l'olio. Vedi, qua c'è l'olio. Accendiamo la luce. Aspetta. Attivo un po' il...
Quindi, quindi adesso cominciamo a far vedere come si chiude. Facciamo così. Sì, ma tu fai. Raga, noi diamo un'idea della ricetta che noi diamo. Ovviamente voi se avete. Aspetta che sono arrivate altre stelline. Quando? Siamo a 297 stelline. Grazie. Mamma mia, stasera un baccacco per i murimuri, ne vedo stelle. Mandate stelle, raga. Ok, quindi hai fatto il cerchietto un po' più grande. Fallo ancora più grande, mi raccomando. Sì. Più grande nella forma. Ok, va bene. Quindi fai il cerchietto un po' più grande, poi ci metti giusto un po' di noci e una goccia di mostarda. Mostarda fatta in casa. Chi? Mostarda. Tu la. Gnammi Green. Ciao Carmine del Gnammi Drink a Viale Trieste. Pure ciao tu, Carmine. Sei una bravona. Tieni una bravura pure tu a cucinare. Però, zia Zeli, tu controlla se quella persona del prosecco di prima ha risposto, perché magari pensa che lo ignoriamo. Daniel. Quindi ci hai messo un po' di acqua ai bordi. Non so se è sufficiente. Mi devo mettere gli occhiali. Un po' di acqua ai bordi. Vi dico la verità. Vabbè, da. Rosa Padrone Raimonde, vi seguo da America. America. Okay. Thank you. E chiudi e stringi. A posto. Fai vedere la prima forma. Perfetto. Vedete com'è venuta bella? Ok. Brava. È venuta benissimo questa. Mm-hmm. Mo' adesso ne facciamo vedere una con una senza forma ravioli. Quindi prendi il dischetto, lo allarghi, mi raccomando cercate di non farla troppo spessa. E ci mettiamo la Nutella stavolta. E ci mettiamo un po' di Nutella, cioè nel senso pseudo Nutella, questa cioccolata qua. Che ti serve un cucchiaio? E ci mettiamo questa cioccolata, che è Nutella, metteteci quello che volete voi, noi non badiamo alle marche. Quindi la metti al centro un po'. Zilli, io non riesco a leggere i commenti, li leggi tu? Allora, Marica Iaquinda. Marico. La mia amica Anna Lisa Micello, una tua fan. Anna Lisa, ciao Anna Lì, la migliore amica di Marica. Elena vuole sapere che confettura mettete. Allora, noi di solito, ma se sei di Cosenza sai benissimo che cos'è la mostarda. Se non hai la mostarda, puoi mettere qualsiasi marmellata a tuo gusto. Gusto e piacimento, puoi mettere la Nutella. Brava, come vedete mamma adesso la chiusi a mano, brava. Ogni tanto un bravo arriva. La chiusa alla perfezione, benissimo. Mi raccomando mettete un po' di farina sul piano, non esagerate, però mettetelo un po' perché altrimenti si attacca. Però se ne mettete troppa poi vengono bruciacchiati. È più duri. Scuri e brutti. Flavia, saluta Luca lo fuoco, me lo manda. Oh, ciao Luca! Certo che andiamo. Me lo ricordate a Luca, che era un simpaticone che scherzava sempre. Conosco pure io a Luca. A Luca? Allora conosce Daniele mio nipote. Hai capito Luca? Quindi tu ti trovi meglio a chiuderli a mano? Sì, no, quelli vengono. Quelli là vengono più coreografici. Dicono che questa forma la usano per fare i panzerotti piccoli. Pure i panzerotti, sì, però sì. Se andate a vedere un po' nelle dirette, noi abbiamo fatto una specie di sofficini in diretta. Ah, pure i sofficini. Cioè, praticamente usando alla la forma. Teresa Pasqua, un abbraccio alla comare dal Giusa. Ciao, di mio dice, cumma! A fumare. Ciao Tele, come stai? Mi sto facendo bene? Allora, una maestra. Quindi, quelli con la Adalgisa, quelli con la Nutella li sta chiudendo a mano. Sì. Vero? Sì. E invece tu ne vuoi chiudere qualcuno con la macchinetta? Perché così li devi. Saluta mia cognata Rita Florio. Ciao Rita! Un bacione. Bacioni ragazzi. Ciao Rita. Un abbraccio Rita. E come si fa a sapere se l'olio è pronto? La pallina! La pallina, ce l'avete buttata la pallina? Ancora no. Così vediamo anche com'è. Vediamo. Prova pallina! No. No, ancora non è pronto. Quindi quando questa pallina salirà e comincerà a frizzare. Ciao Cingia! Saluto Mardesinea a Mattia. Ma sono Flavio e suoi amici in comune. E va bene, dato che è così. Non riesco a trovare le norme, ha visto.
Cinzia è amica in comune. Vedi che domanda Rosaria a Giulia Ginevra come li stai spennellando che mi sono distratta. Acqua. Acqua, acqua. 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 Fagli vedere come li stai... Ada, Acqua lungo i bordi, così per sigillo, anche se ne hai messo pochino. Ce ne metto di più. Ma poco poco di vabbè, più. Vabbè, dato che il pennellino ce l'ho Flavia, facciamo così. Ah, tante mani sono pulite. Sì, no, ma se no, se c'è qualcuno che, Flavia, che non c'è il pennellino... Giunzia Filippelli, vuole sapere la ricetta dell'impasto, ripetila. Tienene. Aspetta, alle prossime stelline ve lo diciamo. Ah. Mi dispiace. Siamo a 297 stelline, che equivalgono, zia Fla? Allora, quando? 297. 297 stelline, aspetta, fammi fare un conto. Aspetta. 1, 2, 4, allora, 8, 16, 24, 2 euro e qualcosa, 2 euro e 30. Ah, che ci compriamo con 2 euro e 30? È andato prosecchio 1,99. guardate con la macchinetta. No, da premettere, che guardate come stanno gonfiando. Sì. Non avete notato queste, guardate. Guarda che stanno già gonfiando, stanno perché c'è il lievito... Pan degli angeli, quello per dolce già attivo, sì. Quindi ancora la pallina non è pronta lì, quindi speriamo che non si aprano, se no facciamo brutta figura. Però per un metodo per non farla aprire è bagnare l'acqua. I bordi con dell'acqua o del latte. Zili, tu vuoi leggere qualcosa? No, niente, ancora niente. Scorre troppo veloce. Non ha salutato a nessuno fino a mole. Io no, Mirella Marasco, siete... Ah, ciao Mire! Un abbraccio. Ah, ciao, a mamma Clemenziana. Ah, ciao. Non abbiamo vinto nulla comunque, raga. Vabbè, fa niente. Io vi ho mandato la diretta. Abbiamo non so partecipato. Sì, infatti io l'ho detta mia, sì. Anche così abbiamo conosciuto pure la mamma di Clemenziana. Chi è Clemenziana? Aspetta, la cugina di Rosario. Tu che hai fatto, ok. Ah, bene, brava. Ok, beh, chiudi. No. Io ho fatto... Così si rompono. Io ho fatto i girasoli. Là, no, là. Se lo si apre. Se ero io, no? Dici che si apre. Aperto, là, qua. Infatti si apre. E deve essere più delicato. Allora, Carmela dice, mi potete ripetere la ricetta 2 minuti? Se qualcuno manda stelline, ve la ripetiamo. Se non mandate stelline, non la ripetiamo. Dai, cioè nel senso è un po' dare a avere, no zia Fla? Certo. Dai, mandateci qualche stellina e vi ripetiamo la ricetta. Siamo a 297 stelline, sono meno di 2 euro. Sono 2,97 dollari. E che sai che c'è, zia Fla? Vuoi sapere una cosa? Che escluse le tasse, perché noi paghiamo le tasse. Noi paghiamo tutto. E le commissioni sui bonifici estero, perché Facebook paga dall'estero, rimane praticamente niente. Quindi mandatecela qualche stellina. Mi fai salutare Silvana Rovito, che è la mia vicina di casa, col ciao, marito Silvana. Franco Gallicchio. Un abbraccio, salutate Silvana. Ciao, ragazzi. Ciao Silvana! Pagati i mostazzuoli, sì, sì, l'ha fatto, come buonissima. Sono? Mi fa piacerone. Brava. Va se bene. Seguono le ricette. Seguite così. No. Mo se si aprono, sa che figura fate? No. Ma noi apriamo che congelata. Che li sono gelati bene. Aspetta che forse l'olio è buono, eh? Sì, mi sa di sì. Però Zili, oppure no, chi è che ci provvede? Perché vi siete dimenticati di prendere un vassoio, una cosa. No, ci avevo pensato già io. Però prendo io. Là sotto. Vedi che c'è. All'ultima raffinata c'è una cosa di Pyrex, si dice. Qua sotto. Uh-huh. Un vassoio grande. Sotto. Un giassamuina. Ecco, guarda quell'ovale. È a sinistra. No, no, a sinistra, sopra. Sì. Sì. Sinistra, di vetro, grosso. Questo? No. Ah, vabbè, qui è chiesto, sì. Allora, ci no, questi chiusi di... con... che è chiuso con la forchetta sul quindi cioccolato. Facciamoci la croce e iniziamo. Facciamo guarda che moina che avete. Come si terrà? Sai che c'è? Forse qua sotto. Sento. Qua sotto c'è la carta assorbente. Quindi vedete, sono. C'è la carta assorbente. Vedo a sinistra. No, carta assorbente in foglie piane. Non so. No, vabbè, usi tu. Vabbè, usi tu vaglione, dai. Quindi li buttiamo, zia Fla, quelli hanno cominciato a galleggiare, che dobbiamo fare? Girate, no, girate che evitano di aprirsi. Allora, zili,
meglio così. Perfetto, bravo. Zeli, senti, visto che... Ah, 390, siamo a 396 stelline. Bravi! Adesso dobbiamo ripetere la ricetta. Zeli, la ricetta. Zelisa, la ricetta. Che mo Zelisa ripete la ricetta. Chi è che ha mandato? Barbara. Barbara De Tommaso ha mandato 99 stelline. Grazie, grazie Barbara. Grazie Barbara. Quindi adesso state iniziando a friggere. Allora. Allora, e Zelisa fa l'annunciatrice. Mentre mamma frigge. Allora, 8 uova, di cui 6 intere e 2 tuorle. Aspetta. 8 uova, di cui 6 intere e 2 tuorle. 8 cucchiai di zucchero. Vai piano però, che se lo devono segnare. 8 cucchiai di olio d'oliva. Un limone spremuto. Un pizzico di cannella. 5 cucchiai di anice oppure sambuca. 5 e una bustina di lievito per dolce e farina quando ne riceve. Circa un chilogrammo. Okay. Ok, poi ve la scriviamo pure nei commenti e nella descrizione della diretta. Mentre zia Flavia le sta chiudendo, sei un po' aggressivo zia Flavia. Però vede, è venuto un po' l'impasto sottile. È venuto troppo sottile. Mettiamo qua. Allora vado a mettere un po' di Nutella. Sì. Le faccio a mano o li chiudo con... crocoso là. Come ti viene meglio? Vedi, ecco Francesca. Mario vuole sapere se i bordi si chiudono con acqua. Sì, sì. Sì, sì. Con acqua si chiudono. Brava, sì, c'è un'amica. Però l'importante è che Mary Bronio che ha trascritto la ricetta, l'ha trascritta nei commenti. Sì. Brava, grazie. Grazie a Mary Bronio. No, ancora no, ancora. Quindi vediamo come sta la frittura. Vedete, state attenti a girarli spesso perché altrimenti si gonfiano troppo e si aprono. Ovviamente un modo per non farli aprire è quella di bagnare i bordi con l'acqua. E rigirarli come... Rigirarli spesso. Sì. E mentre zia Flavia ci fa vedere come li sta chiudendo. Prima li stende. La. Sì. Maria Francesca Marciano ci saluta. Ah, ciao! Io non la conosco, però ti saluto pure io. Sì, la spezia per i tessanti. Stefania chiede... Si possono fare al forno? Sì, sì, sì. Si possono fare, però vengono un po' Stefania più secchi. Stefania Marinelli. Sì, si possono fare al forno. Certo. Tipo 180 gradi per mezz'oretta tipo. No, accendete il forno 180 sopra e sotto e controllate la cottura, diventano subito dorati. Luca Lo Fuoco, ho mandato 6.000 like. No Luca, stelline. Luca, oh, aspetta, Barbara ha mandato 100 stelline. Barbara Tommaso, grazie Barbara. L'altra volta un signore De Maria ha mandato 520 stelline. Bravo. Forse non è collegato. Siamo a 496 stelline. Perché ha detto che lui ci tiene a contribuire a queste iniziative. Okay, e noi ti ringraziamo. Quindi li stai togliendo? Sì. Quali stai togliendo? Stai iniziando a togliere quando cominciano a essere un po' dorati. Quando cominciano a essere colorati, li togli. E qua c'è l'altra pentola perché... verrà a me. Allora senti Marco, tu che sei la specialista, aspetta che mo un attimo concentrato e mo glielo chiedo. Ti stanno facendo una domanda. Zili, non è che tu sai rispondere alla domanda? Cosa? Come è fatta la mostarda? Con l'uva fragola. Con l'uva fragola si fa la mostarda. Praticamente è una marmellata di uva fragola. Uva fragola, sì. Si può fare pure con uva. Wow, quello si è aperto. Fate attenzione. Francesca Romano, grazie. Ma adesso dopo questo cominciamo... Come quando è che si ammelano? Subito? Da caldi? No, si possono ammellare anche 2-3 giorni, un secondo giorno. Quando volete. Però mo fermiamoci. Fermiamoci e ammeliamo. Va bene? Okay. Sì. No, giusti due, dai. No. Facciamo sti due.
fai quelle a me. No, vabbè, zia Fra, tu fermati, chiudi questo. Io volevo fare questo in un modo che se no se si compiono poi non si... Vabbè, cominci. Finisci questi, dai. Finisci questi perché mo fra poco cominciamo con la mielatura. Comunque già potete versare il miele e l'idea. Continuo con la Nutella o vado con... Fai con la Nutella, fai con la Nutella. Ok. Adesso a sorpresa quella con la nutellata, li ho chiusi, li stiamo chiudendo a mano. Nutella, non è Nutella che poi cioccolatella d'Espa. Ma perché ovviamente una zuppa che fa bagnato. Ovviamente se vuoi non basta. Francesca, Mario, Luca e Fizzirri, miele metà di fiche di ape. Brava. Sì, sì. Chi no, è sta Fizzirri? Io faccio metà di fiche no, metà Francesca, ma Francesca Mari e Luca Piccini. Ah, pensa che non pare. Vogliono sapere se metà mele, metà piccini. Io di solito faccio metà e metà. No, io no. Ce ne met... Ma a differenza, no? Dipende uno che piace. Se no più miele di fichi che ha. Ci dobbiamo sbrigare. Sì. Saluto Cinzia Viola, la ciao, mia amica Cinzia. Del cuore d'infanzia. Un abbraccio, Cinzia. Ci sta guardando. Ciao, Cinzia. Oggi ti riposo, Cinzia. Quindi fai il dischetto, tu ti trovi meglio a chiuderli con la mano. Ok. Siamo casarecci. Ok, quindi mo rimangono gli ultimi tre e dopo passiamo alla mielatura. Sì. Ciao Paola. Ciao bella, la mamma di Marica. Paola DF. Ciao. DF, ciao. Paoletta, Paoletta del mio cuore. Chiudi meglio il bonito. Io sto pensando a sto profumo che c'è. Ah, profumo di fede papà. No, ma c'è profumo, non puzza. No, no, prendi, via, via. Guarda qua che ce ne stanno altre, friggili. Sì. No, cappa no. No, no, non c'è di pensare. Che mo vi facciamo vedere la mielatura. Vedi che Paola aspetta da Castro Liberi i dolci, Paola. Certo Paola. Paola, io il 7, la vigilia dell'Immacolata, devo essere da te che dobbiamo fare i panzerotti e i cugiuria G. Ma io prima sono impegnato, ma vediamo, poi ti raggiungo. E se faccio in tempo ti prometto che ti faccio con un luce e ti porto. Ma tu sei più bravi e mia, c'è Paoletta che è bravissima. Mamma come Paola, brava pure Paola a fare i dolci. No, mi porta a rieta Paoletta. Quindi fai vedere come sta la frittura, ma sì, aspetta no, che arrivo. Ecco. Che facciamo su pochi chicchi. Vedete come sono venuti belli? C'è zia Rita, c'è zia Rita collegata. Zia Rita. Ciao Rita! Aspetta, aspetta che poi te li porto. Sì, a sto giro niente, Rita. Te li porto, Ri. No, Ri. Come erano i cugiurie, Ri? Erano buoni? Sì, no, mi sono piaciuto. Ciao Rita Reda, un abbraccio, grazie per i saluti che sei gentilissima. Non so se c'è Saverina, la sorella di Rita che non l'ho mai salutata. Brigogna. Saveri, ciao. Adesso, Saveri. Ok, vedi, non si, per fortuna adesso non si stanno aprendo. Saluta Giuseppina Calvelli. Vabbè, ciao ma, Pina! Se uno si è aperto. Saluta, Pina. Come stai Pina? Ce ne stanno altri. Però. Giuseppina chiede la ricetta. Un minuto, c'è una nostra amica che è attenta, che ci sta seguendo, che sta scrivendo la ricetta. Brava. Possiamo chiedere se la può scrivere? Se no fra poco la ripetiamo. Giuseppina quattro mani, chiede la ricetta, sì. Ok, mo rimangono gli ultimi due da friggere e dopo passiamo alla mielatura. Quindi la mielatura come viene fatta? Con cosa? Miele di fichi e... Miele d'ape. E miele d'ape. Metà e metà? Io in genere faccio un terzo di miele di fiche e l'altra parte
me le date? No, infatti lo sai perché io metto metà e metà, perché mi piacciono di più quando vengono più chiari. Se metti più miele di fichi, di ma se deve lo so. La vera ricetta, la vera ricetta. È solamente miele di fichi. No, ma poco di fichi. Se no lo potete mischiare. Voi come li fate? Diteci voi come li fate, come li preferite. Loro fanno, la gente possono fare anche un gilip, gilippate. Gilippate. Sì, gilippate, come si dice? Sì, sì, sì. Con sì. Un gilip. Allora, quando si fanno i scalilli, i scaligi, le dosi sono uguali, però deve venire questa più. Questa è la tua ricetta però. Sì, questa è la mia ricetta di chinoligi. È la stessa ricetta, vale per i scaligi, però deve venire molto più morbida. Deve attaccare le mani per fare i scaligi. Okay. Sì. Se no è uguale, uguale, uguale. Come ricetta è uguale. Quindi questi sono quelli già fritti. Mamma che meraviglia. Zia Flavia sta chiudendo l'ultimo. Sì. E fra poco passiamo alla melatura. Se te lo ovviamente ognuno c'ha la ricetta sua, ogni paesino. Ogni questo, paesino c'ha la ricetta sua, se avete la vostra ricetta, ovviamente mandatecela e noi le proviamo. Certo. Ovviamente mettete qua nei commenti le fotografie di quello che fate, così le condividiamo con tutti. No? Certo. Certo. Un saluto a Virginia Ruffo. Grazie. Anche Alessandra ci sta salutando, ad Algisa, Panarace, Alessandra. Ciao Ale! Quindi, ok, Kama ha cacciato tutto, quindi non inquadro niente. Ok, quindi, adesso che fate? Adesso no. Ma l'ultimo, peggiamo e mettiamo. Questo sta friggendo l'ultimo. Chi sei? È Orbo, eh? Ecco, la nostra amica Mary Imbrogno ha scritto la ricetta. Sì, Mary Imbrogno, grazie. Vedete che ha scritto la ricetta, Mary Imbrogno. Grazie, gentilissima Mary. Non riesce ad arrivare. Rosario ha mandato la stellina e vuole che non lì. Silvana Catania saluta, ciao cugina. Ciao Silvana. Ciao cugina. Ciao, un abbraccio, certo. Silvana. Quindi va. Adesso chiudi l'olio. Sì, noi non c'è chiuso, tanto. Ok. Chiudi l'olio e passate il miele. Ok, quindi in una padella ci riesci? No, non c'ho effetto. L'hai fatto tu questo? Sì. Mi piace? Questo l'ho fatto io. Miele di fichi. Poi. E gli scusa un boccale. No. Miele di api. Zia Lisa è andata a prendere il cucchiaio. Allora. Guarda, ci sta. Isabella chiede se possiamo scrivere la ricetta. La scriveremo dopo alla fine della diretta. Però vedi che una nostra amica prima, come si chiamava? Te lo ricordi come si chiama? Chi? Chi ha scritto la ricetta prima? Mary. Prima ha scritto la ricetta. Quindi se sali sopra nei commenti la trovi. Che ora abbiamo Mary usato? Mary Imbrogno l'ha scritto. L'ha scritto qualche messaggio, qualche commento fa. Sì, Mary Imbrogno. L'olio che abbiamo utilizzato è olio di semi di girasole. Ovviamente è ancora meglio l'olio di arachidi, però visto che costa tanto e voi non ci avete mandato stelline, non ce lo possiamo permettere. Quindi tu, ma hai preso... Dimmi che hai fatto. Allora, ci ho messo questa quantità, questo sarà un quarto più o meno, no? Dai. Di miele di fiche, 2 cucchiai di miele d'api. Quindi poco. Sì, no, a me non piace stare c'è chi piace di più col miele di fichi soltanto, c'è miele di fichi, di api, però a me piace più questo. Lo faccio riscaldare, quando è riscaldato, poi ci buttiamo i chinoligi. Ovviamente se a voi non piacciono così con il miele, potete utilizzare soltanto con lo zucchero filato, con lo zucchero a velo, come abbiamo fatto vedere all'inizio della diretta. Allora, quindi, adesso il miele è caldo, si è sciolto, mi raccomando non va fatto bollire. No, deve essere caldo. Quindi,
Quindi, vieni, Ada. Non la pizza. Prendi qua. Forse con la pizza si buca. Dov'è? Forse ti servono due forchette. Quella no, c'è la scumarola. Dov'è? È qua? Quella cosa, sì, la scumarola per la zalù miele. No, l'ho già trovata lì. È qua, qua. Sì. Io te lo vedevo bene, non si sente possibile? Sì, c'è. No, non si sente, su Facebook non si sente più. No, vabbè, lo sentiamo noi, uguale. Quindi, allora, prendi. Primo. Due, vabbè, non ne fa assai, caputi. No, no, tre. Quattro. E li giri delicatamente. Devono impegnarsi bene bene. Sì, sì. E dopo... Prendi il piatto, Ada. Sì. Prendi un bel piatto grande e ce li versiamo. Ok. Ok, ok, ma ce ne mettiamo un po' in questo piatto e dopo... Questi qua li faccio... E dopo ci mettiamo i diavoletti, Zefla. Sì, sì, lo possiamo già riempire il piatto, vengono più belli. Mo... Ammeliamoli tutti. Ah, ammeliamoli un po'. Così. Ma tanto... È una parte... Ah, dici... Ma tanto ce n'è un'altra parte di fare cose. Ah, ok, ok, ok. Ce n'è un'altra parte, sì, da fare. Con il miele così durano parecchi giorni, eh? Perché il miele contribuisce a renderle morbide. E a farle conservare meglio. Sì, sì, certo. Ma quindi il miele non lo devi chiudere il gas del miele? No, no. Se no indurisce. Se abbassa ancora meglio. Quindi basso, basso, basso. Basso, no. Perché lo stavo vedendo che stava cominciando a bollire. No, non fa niente. Se bolle troppo, così come dici tu, si brucia. Allora, Rosaria Azzurra Ginevra, che ci ha mandato stelline, grazie, chiede, grazie, che le vuole con il miele di api senza diavoletti. Vabbè, lo può fare, è la scelta. Sì, si può fare benissimo. Però la tradizione... No, che senso dice che... Le vuole che... lei, li vuole. Ah, dove abita? È lontano. Se è una parte vicina gliele faccio a parte e glieli porgiamo un attimo. Ci troviamo. Dimmi dove abiti, Ginevra. Già pronto. Prima devo fare una cosa io per invogliare gli ascoltatori, Momo. Invogliare le stelline o invogliare... Gli spettatori. Non chi... No, va bene, ce no, l'hanno mandato. No, ma il Prosecco lo apriamo. Un 300. Siamo a 496. Ma piacciono, l'aspetto com'è, non dicono niente. No, siamo intorno di 5 euro, meno di 5 euro, 4 euro e 50. Ci ha venuto il Prosecco. 2 euro. Due bottiglie di Prosecco. Vabbè, mo ci si sconde 90, un break fridale. Allora, vuole sapere le padelle dove l'abbiamo, Luisa, vuole sapere le padelle dove l'abbiamo presa. Allora, questa qui grande, diciamo che gliel'ha regalata un'amica a mia madre, questa grande. E invece questa piccola me l'hanno data alla Coop con 2,99 euro in più facendo la spesa. Allora, quindi adesso, piano piano, fai vedere, ci butti sopra i diavoletti, zia Fla. Prima devo fare una cosa io per invogliare. Allora, guardate che sorpresa stasera abbiamo per voi. I diavolicchi, le stelline! Le stelline! Le stelline, guardate le stelline. Poi, per chi volessi tradizionale, le palline. Poi, per le più... E influencer, quelle d'oro, e vai. Poi, e questo invece, proprio tradizione, tradizione, tradizione. Che bello! Però a me piacciono le stelline. Le stelline che non ci mandate. E noi ve le diamo così. Guardate che bello. Ah, si guardate che belli tutti i colorati. Queste sono per le, queste è per Rita Florio, Marica Iaquinde, che sono delle influencer. Pasqualina era la principessa. Stellina era la principessa, ma che non ne serve. Rosaria non è né influencer, Rosaria è un'infermiera. È la mia. Allora, Rosaria è che infermiera, ci amo tutto. Ciao da Chicago, Mary. Allora, aspetta, piano piano. La brillano. Aspetta.
brillano. Ma ce ne stanno complimenti da sera. Brillano. E se tutto tu merito tu vedi tu, no? Stelline, venite, stelline mie. Andate là dietro il tavolo, così no, non vi riesco a incontrare. Ma mi salutare già, no? Sì, dobbiamo salutare. È già tardi. Aspetta, però. Tieni. È più un prosecco. Aspetta che prendo il prosecco. Sì. Le stelline, guardate come sono belle le stelline. Le stelline, mandate stelline. Mike Catania dice aspettatemi un attimo. Ah, deve mandare le stelline, ciao zia. Ti piace? Questi sono i tinorilli che ti avevo spiegato. Vedi, Mike. Daniel, ma ne dobbiamo aprire qualcuno per far vedere di dentro. E mo, aspetta che mo prendi il prosecco. Sì. Ecco. Mo prendi i bicchieri, brava. Io prendo il prosecco. Allora, ci dicono, signore, complimenti, siete bellissime, ma siete sorelle? Sì, la Nina, la fin della Santa Maria. Io sono la Santa Maria. Io Santa Maria, la Nina e la Pinda. No, qua, quanti bicchieri abbiamo? Qua ci importano. L'usanza Cusentino, qua c'è un po'. Di qua. Siamo cinque. Siamo cinque. Ah, siamo cinque. Scusate, ce n'è uno dietro le quinte. Pier, aprilo tu. Ah, lo apro io. Aspetta. No, no. One, two, three, four, five. E vai solo per voi. Basta. Bienvenire. Ma che riempio, non capisci niente. Quale apro, Daniele? No, devi trovare uno dei due. Aspetta che mo avvicino. Questo è per tutti i parenti nostri che sono sono fuori all'estero. Sono all'estero. Fuori Italia. Salutiamo tutti i parenti. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato le stelline oggi. Continuate a mandarle perché potete continuare a mandarle. Allora, così. Liliana chiede quando facciamo la prossima diretta. Liliana chi? Liliana. Guarda De Matteis. Ah, la prossima, e mo vediamo. Ci sabato prossimo. Forse. Allora, per chi era? Visto che se vi è piaciuta di sabato, continuiamo a farle di sabato. Certo. Daniel, aspetta. Senti, Dan. Aspetta. Però è buono, Roccaforti. Di dov'è? 99. Scusami, di dov'è? Allora, dal grappolo alla bollicina perfetta, prodotti in Italia, Serra San Guirino, Ancona, Italia. Ancona, Italia, va bene. La prossima volta ne trovo uno di Cosenza. La prossima volta ne prendiamo uno di Cosenza. Promesso che ne prendiamo uno di Cosenza, va bene? Allora, fai vedere. Apriamone uno di quelli appena fatti. Ah, wow. Questo cos'è? Con la mostarda e le noci. Invece apriamone uno con le stelline. Posso? Sì. Vediamo qual è la Nutella. Uno con le stelline, dai. Aspetta che mo la trovo io. Questa deve essere la Nutella. Mamma ma non è con le stelline, vabbè. Zelisa ne apre uno con le stelline. Wow, Nutella. Guardate come sono asciutti e lievitati. Belli, guardate come sono belli soffici e asciutti. Beh, queste sono quelle che abbiamo fatte adesso, raga. Allora, ragazzi, dato che abbiamo quasi finito la diretta, io vorrei, da parte mia, dalle mie sorelle e mio nipote, vi vorrei salutare con una stellina nel prosecco. Una stellina nel prosecco. Inviate stelline. Ecco qua. Ecco. Allora. Facciamo i gin gin. Sì, sì. Allora, ragazzi. Ormai si è pieto il posto. In prossimità delle feste. Grazie a tutti. Di chi è questo? Di Zio Ciccio. Quelli che ci seguono. Ah, per voi che ci questo è vostro. Voi vedete una poca più luna che c'è ciuscio, mannate stelline. Allora, in prossimità delle feste natalizie, quindi prossima settimana noi, mercoledì, se non mi sbaglio, se non erro, mercoledì prossimo abbiamo 1 dicembre. Quindi penso che faremo le ricette un po' più ravvicinate. Però voi mandate stelline, se no mandate potremo... stelline, le facciamo sabato prossimo. Se no non potremo fare benzina la sabato prossimo. I tordilli facciamo. No, non lo so. Diteci voi nei commenti cosa possiamo fare settimana prossima. I tordilli. Va bene. Ok, alla vostra salute. Alla vostra. E ciao. Seguiteci. Grazie. Salute.
Gin gin. A voi. Un salute. Alla prossima. Ah, è buono, però. È buono. Che meraviglia. €1,99 alla Coop. No, è buono. Buono. Mamma, guarda. Sono belli morbidi. Buoni. Complimenti. Complimenti a zia Flavia. Guardate come sono belli morbidi. Chi? Altezza mia. Va bene. Allora, grazie a tutti per aver visto la diretta. Siete ancora collegati in tanti, però intanto abbiamo finito quello che c'è da fare. Ci chiedono le scaligge. Allora, raga, noi li facciamo, come no? Però vi ripeto, gli ingredienti sono uguali, non cambia nulla. Però deve venire più morbido. Più morbide perché devono, poi quando si vengono a friggere, si gonfiano e rimarranno morbidi a lungo. Va bene. Ok? Quale altra ricetta sai fare? Di Natale. Tante, tutte. Vabbè, scriveteci, date i vostri consigli, anche le ricette che sapete, che conoscete, così vede tordilli, non lo so. Vabbè, ma vediamo. No, col vino, col moscato. I tordilli una volta. Olio d'oliva, moscato da fare nella farina bollente. Da va bollire bene. E mettere nella farina sì, va bene, potrebbe essere approvato. Grazie a tutti, grazie ai complimenti che ci state mandando, grazie alle stelline. Ci vediamo a tutti. Ci vediamo probabilmente settimana prossima. Fate le ricette e commentate, mandateci le foto, raga, almeno vediamo se siamo più contenti noi. Ciao, grazie. Ciao.